De buongiorno alla regia. Mirko, buonocore. Buongiorno, solo per dirvi a te la linea. Buongiorno. Ecco, inquietudine. Buongiorno Riccardo Cotumaccio. Buondì Valentina, buondì Mirko Buonocore, buondì popolo di Teleradio Stereo. Ah, buongiorno a tutti, andiamo anche subito dal maestro Alessio Nardo, buongiorno. Ciao Alessio. Buongiorno, buon sabato, eccoci qua, ben trovati. Buongiorno Ale, ben trovato a te, come va nella tua casetta? Tutto molto tranquillo, grazie. Oh, grazie. Bene. Mi fa piacere. Ti informo anche che vicino casa tua, quindi nei dintorni di casa tua, sta riprendendo vita, non dico tutto, però pian piano stanno riprendendo vita diverse attività, tra cui un chiosco a cui io sono particolarmente legata. Che ah, questo chiosco. Ho capito, però stamattina ho ritrovato le mie abitudini del risveglio, ma che bello. Fammi mandare un abbraccio a Roberto, che ho virtualmente abbracciato da lontano e mi ha rifatto il caffè più buono di Roma, e a Gianluca Barbetta, che ora ci guarda mentre è al lavoro, quindi un bacio anche a Giallo. Che belli, i miei pazzi della mattina. Diverse attività in zona Alessio, tra cui il nostro Max, anche Alessio, no? Sì, assolutamente sì. Cioè, è presente da lunedì. E tra l'altro, ecco, io voglio comunicare questa cosa: siccome ho ricominciato a fare attività fisica, sì, a fare queste passeggiate che durano più o meno un'ora, ne faccio una al giorno, e sono stato fin qui abbastanza regolare perché non ho saltato neanche un giorno. Ammetto che mi fanno male le gambe, pensate. Che bello! Le rimosse, certo, ci sta. Sì, insomma, sento proprio lo sforzo muscolare, capito? Quindi sento un po' di dolore, forse è troppo, sento un po' di leggero fastidio. Dai, un po' di acido lattico. Sì, insomma, dopo 2 mesi in cui si è fatto poco e nulla, costretto a stare dentro casa, ho ripreso un po' di attività fisica e comunque avverto lo sforzo muscolare, però sono contento di questo perché vuol dire che comunque sia anche il fisico si sta pian piano rimettendo in moto. Io poi sono un atleta, caro Riccardo Cotumaccio, quindi tu sai perfettamente che io tengo molto, no? Conosco molto bene questo tuo lato, sì, assolutamente. Via comune, peraltro. Io e te siamo due atleti da max, sì, quando entriamo in quel locale riusciamo a stabilire dei record, fortunatamente, tra crostate, patate, polli, supplì. Io due grandi atleti. Esatto. Ricordiamo che è disciplina olimpica, no? Ma tu già, scusami, ma già hai, insomma, ti sei appropinquato all'interno del locale di Max oppure no? Mi sono appropinquato, ma per, diciamo, per fare delle chiacchiere, perché al momento io sto rispettando la mia dieta, quindi devo essere assolutamente perfetto nel rispettare certi parametri, quindi al momento non mi sono concesso delizie da Max. Va bene, meno male. Va, Alessio, molto attento. Hai visto, tu pretendevi la forma araldica, cara Valentina, araldica. Lui sta tornando più araldico che mai. Esatto. Alessio araldico. Bravo, bravo, così ti voglio, caro Alessio, così ti voglio. Perseverante, mi raccomando. Sì, anche che qui il cammino è lungo, quindi piano piano. Questa è la musica dell'araldico? Sentiamo. Questa è la musica dell'araldico Alessio Nardo. Io penso soltanto Mirko Buonocore possa avere una musica per la parola araldico. No, però è straziante questa musica, ora non so. Poi immaginate Alessio rientrare così, no, a casa, araldico più che mai con questo brano. Ma cos'è sta roba? Ma è peggio dell'inno del Nepal sta roba qua. Ecco, guarda, sì. Ci siamo. A questo punto aspettiamo. Fa scopa con quello, questa, guarda, spada di Damocle sulla nostra trasmissione. Che è tutte le Nebba. Canzoni più brutte le trova Mirko sul web. No, adesso brutte. Vabbè, adesso sono provocazioni. Particolari. Ecco, eccoci qua. Cantiamola tutti insieme, anche a casa. Nepali, senti, dice Nepali. Vabbè, dovrà pure avere un senso questo in, oltre che nella nostra trasmissione, anche lì. Che monnetto, no, capisci, ma tu questi se riescono a gasare con Stinno, io cioè a me l'inno mio mi gasa, per dire, no, questi si gasano con Stinno. Beh, il nostro è uno dei più belli. Poi un giorno magari Alessio ha anche grande conoscenza, non soltanto delle bandiere ma anche degli inni mondiali, potremmo fare la top 3 degli inni più belli del mondo. Mi piace questo sondaggio, sai, io sono molto molto appassionato di inni nazionali. Sì. E ce ne sono alcuni secondo me bellissimi, magari anche poco conosciuti, per esempio. Poi, ma io adoro per esempio l'inno messicano, come è un inno stripito, è bellissimo il testo, è bellissima la musica, poi ce ne sono veramente tanti altri, veramente pieno di inni belli, inni nazionali, poi chiaramente siamo anche molto molto legati al nostro. Questo è l'inno messicano, sì. Mexicano al grito de guerra. Che significa? Messicani al grido di guerra. Era intuibile, però io comunque l'ho chiesto per i nostri ascoltatori, chiaramente, no?
Vabbè, sai che per carità, io dovrei ascoltare tutto, però insomma, ascoltatelo voi a casa, se avete un po' di tempo ascoltatevi un po' di inni nazionali, perché ce ne sono alcuni veramente molto molto belli. Senti, ma invece lo sai che a proposito di compleanni, invece, quindi switch o cambio, ieri abbiamo avuto Roberto Ciufolo in diretta, è stato un momento straordinario anche per il fan che sono della Premeda Ditta e anche di Roberto, ma abbiamo saltato il compleanno di un personaggio molto importante anche per le sorti della nostra trasmissione. Alessio, sai di chi era il compleanno ieri? Buongiorno miei cari vicini, vicini capre, è il compleanno Sgarbi. di Vittorio Sgarbi. Ah, sì, è vero, lo siamo perso così. Vabbè, magari il prossimo anno glieli faremo dal vivo. E vabbè, sì. Era il compleanno era anche il compleanno di un certo Franco Baresi, di fronte al quale io mi inchino ogni volta, perché insomma parliamo di uno dei più grandi della storia del calcio italiano. Sì. È vero, infatti ieri ho letto tanti auguri sui social e ho visto anche un servizio molto bello sul Mondiale del 94, Alessio, in cui lui recuperò a tempo record da quell'infortunio al menisco, sì, e fece una delle sue partite forse più importanti, quella contro il Brasile. Mamma mia, fece una partita mostruosa, si era rotto il menisco praticamente 3 settimane prima, tornò giocando una partita fra l'altro difficilissima contro un avversario fortissimo, con temperature allucinanti, perché in quel mondiale si giocava a mezzogiorno sotto un sole cocente. Lui fece una partita, ma ricordiamo che la partita durò 120 minuti più i rigori, lui fece una partita strepitosa, da capitano vero, da condottiero, difensore fenomenale quale lui era. Poi purtroppo sbagliò il calcio di rigore, uno dei calci di rigore, il primo fu quello di Baresi tra l'altro, il primo in assoluto, lo sbagliò, si disperò, ma ai crampi, lui andò a calciare il rigore con i crampi, pensate che razza di capitano e di condottiero che poteva essere Franco Baresi. Io di fronte a lui davvero mi inchino, forse il difensore più forte che io abbia mai visto giocare. Stavo per chiederti, difensore più forte di sempre italiano, probabilmente sì, insieme a Paolo Maldini. Sì, ce ne sono tanti, poi Gaetano Scirea, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, ce ne sono parecchi difensori italiani bravini, però Franco Baresi veramente mi impressionò in quella finale di Pasadena, giocatore incredibile, davvero, grandissimo capitano. E poi esatto, senza dimenticare che è stato un po' il Totti di Milano, no? Il Totti del Milan, visto che ha vestito soltanto la maglia rossonera. L'altro per quanti ha? 20 anni lui ha fatto? Lui iniziò praticamente a fine anni 70 e poi smise nel 96. Altro, in pochi lo ricordano, ma Franco Baresi è campione del mondo, perché lui era presente nella rosa di Spagna 82, poi non giocò mai perché era giovanissimo, era una riserva di quella squadra, però Baresi comunque la Coppa del Mondo in bacheca ce l'ha, avrebbe potuto bissarla nel 94, purtroppo ci andò solo vicino. Peccato, guarda, veramente. A un passo, veramente. E lui fu il protagonista della rinascita del Milan, poi il Milan di Berlusconi, con cui poi vinse tutto con Sacchi. Veramente la sua è una storia molto molto affascinante. Lui, cioè il nome suo, insieme a quelli che abbiamo già citato, hanno contribuito a creare la scuola dei difensori italiani, che tuttora adesso è invidiata, penso, in tutto il mondo. I difensori che abbiamo avuto noi non ce l'ha avuto nessuno. Non c'è dubbio. Anche se parliamo di terzini, no? Penso a Paolo Maldini, a Facchetti, insomma qualche giocatore discretamente forte ce l'abbiamo avuto. Poi fatto curiosissima la storia di Franco e Beppe Baresi, due fratelli che sono nati e cresciuti, no? Sulle sponde di Milano, sì. Franco Baresi, bandiera del Milan, Beppe Baresi è stato comunque un giocatore importante, non insomma, a livello di Franco, però è stato comunque un giocatore importante che ha scritto la sua storia con l'Inter. Beh, Beppe Baresi non era il vice di Mourinho nel 2010? Sì, è stato a lungo nei quadri dell'Inter, nello staff, sì. Giocatore rispettabilissimo, molto forte, ottima carriera, però il fratello è stato unico. Beh, fratello è stato il campione, dai. Sì. Quegli anni lì è stato veramente la bandiera di quel Milan. Beppe Baresi, anche lui un signor giocatore, però non come il fratello. Io l'ho conosciuto anche dal vivo, Beppe Baresi. Ho avuto modo di fargli delle domande. Pensa alla scorsa estate, ti ricordi? Sì, è vero. Sì. Lui fu disponibilissimo, una persona splendida, veramente. Ci raccontò del triplete e ci raccontò
quanto la Roma di Claudio Ranieri mise in difficoltà quell'Inter. La squadra è una delle squadre che mise più in difficoltà l'Inter insieme al Barcellona, mi disse quell'anno, e mi lusingò perché mi ricordò quella stagione straordinaria, allo stesso tempo maledetta per l'epilogo che c'è stato della prima Roma di Claudio Ranieri. Lui, ecco, nel raccontare quell'avversaria, perché poi le grandi squadre si fanno anche e si vedono anche dalle grandi avversarie che hanno avuto, e quell'anno la Roma lo fu a tutti gli effetti. Non c'è dubbio. A proposito di passato e di Amar, intanto avviso Mirko che io ascolto un leggero ritorno in cuffia, anche se non sto indossando le cuffie ma sono al telefono. Però vabbè, magari questa cosetta la risolviamo nel corso di questi minuti. Sì. E ci sono state un paio di dichiarazioni che mi hanno un po' colpito. Si attacca, ha detto Enzo Voi, io non so. Ah, devo attaccare? Si può anche attaccare, ma non penso fosse quello il senso. Mentre Alessio attacca, arrivederci. Ma adesso tornerà il maestro, presumiamo. Mentre Alessio attacca e riprende il collegamento, lancio l'interessantissimo post di questa mattina, un post che ha diviso moltissimo gli italiani. Vi chiediamo semplicemente com'è andata questa prima settimana di fase 2. Ve lo chiediamo, insomma, approfondendo anche un po' come vi siete approcciati a questi primi giorni di semi libertà. Dico semi libertà perché qualcuno di noi ha riassaporato qualche cosina, per esempio io il bar sotto casa, Vale, no, oggi il chiosco della Catone. Oh, ecco, quindi scusate, dovevo esprimere la mia gioia. Alessio, eccolo. Dicevi? Ecco. Sì. Prego. No. Che? Sì. Forse. Sì. Sì, cosa? Ma, Alessio? No. Come sì. No? No, era così, era un attimo. È impazzita la comunicazione. Completamente impazzita, sì. No, stavo parlando di Amarcord, no? Sì. Ieri un paio di dichiarazioni di ex giocatori brasiliani mi hanno un po' colpito. Un certo Zico ha dichiarato a Sky: Falcao mi chiamò per andare alla Roma. Pranzai con Viola e Lidl, poi andai ad Udine. Ieri mi hai fatto morire quando, ecco, ho visto il post con la descrizione. No, io perché, non so, ecco, giustamente magari, l'unico commento è quello, capito? Porca cioè. Parliamo di circa 30-40 anni fa, quindi magari capisco che per molti è anche difficile ricordare chi sia stato Arthur Antunes Coimbra, detto Zico, ma parliamo di uno dei primi, non so, 6, 7, 8 giocatori della storia del calcio brasiliano, sì. E uno dei più grandi della storia del mondo. Poi, per carità, la Roma quell'anno lì poi alla fine prese Cerezo e andò comunque a costituire un centrocampo straordinario con Falcao, che era già lì. Però certo, l'idea di vedere insieme nella Roma Falcao e Zico, mamma mia. Ma Alessio, non li avrei visti perché non c'erano in quegli anni, però dico, sarebbe stata una Roma leggermente competitiva. Non l'avresti visti, ma l'avresti studiati e ammirati a distanza, cosa che si può fare. Si possono dare anche opinioni sulle squadre del passato. Poi infatti vorrei anche chiederti del giochino che hai fatto ieri sui social, però ci arriviamo più tardi. Ma leggevo tra i commenti, sarebbe stata colpa di Ubaldo Righetti, qualcuno ha detto senso? Questo? Un tale Matteo Bonello, io non so se voi lo conoscete. Matteo Bonello, so. Il sosia di Angel Di Maria, che ogni tanto entra qui. Forse sì. Bonello ha accusato Righetti del mancato arrivo di Zico alla Roma. Adesso dobbiamo approfondirla un po' questa cosa, però pare sia colpa di Ubaldo Righetti. Beh, lo chiamo nel caso Righetti questo le cronache ancora oggi parlano di caso Righetti, quindi bisognerà capire se triamo anche Ubaldo per capire cosa c'è dietro a questo misfatto. L'avvocato Bonello con cuore, il mio codice verano. Scusa, adesso c'era un contributo nuovo che voleva mandare Mirko Bonocore, sì, prego. Freschissimo. No, chiedo a Riccardo, che è più esperto di queste cose, come tu sai, io sono un po' capra da questo punto di vista, sì, lo ammetto. Sì. Ma visto che devo dire, ecco, io a me non piace autoelogiarmi, però sono contento del giochino che ho fatto ieri sui social, che ho pubblicato su Facebook. Ricordiamo, ho stilato le top 11 delle 10 nazionali più importanti della storia del calcio, e devo dire che abbiamo fatto un lavoro abbastanza carino. Ecco, ma ci sarebbe modo di inserirlo anche sulla nostra pagina accanto a Codumardo, perché sarei curioso anche di leggere qualche commentino da parte dei nostri utenti. Vuoi ricaricarlo o vuoi condividerlo sulla pagina?
Che dovete dire? Se c'è modo, se lo devo ricaricare da zero, c'è modo di condividerlo, credo sì, incollarlo. Non è scontata la risposta, mi informo, ci provo io, faccio un tentativo e poi ti dico. Altrimenti potrei tranquillamente ricaricarlo. Tra l'altro ho apprezzato moltissimo le scelte grafiche, perché in base ai colori hai poi stilato tutte le nazionali, e mi piace anche affrontarle qui insieme, perché alcuni miei amici hanno visto questo post, qualcuno ha avuto anche da ridire sull'assenza di Ronaldinho nel Brasile, ma insomma ragazzi, cioè, andare sul Brasile e scegliere un 11 è la cosa più difficile del mondo, penso, tra tutte le squadre quella del Brasile era la più difficile. E però ti sei divertito, è vero, è un bel lavoretto. Sì, ci ho messo 3-4 giorni, perché poi sono andato un po' a rivedermi un po' tutto, e non è facile, perché poi è molto semplice, quando si fanno giochini di questo tipo è molto semplice escludere qualcuno, magari dimenticarsi un giocatore, un singolo giocatore, e però penso alla fine di aver fatto un lavoro abbastanza completo. Sì, e quando vai a stilare una top 11 della storia del Brasile, inevitabilmente delle grandi esclusioni ci sono. Io l'ho fatta così, tanto per intenderci, ho messo Gilmar in porta e non Alisson. Gilmar è il grande portiere del Brasile del 58 e del 62, tanto per intenderci, uno che insomma qualcosina ha vinto. E poi in difesa ci ho messo Cafu, Aldair, Lucio e Roberto Carlos, quindi una difesa abbastanza fresca, abbastanza recente, degli ultimi 20 anni. E poi dal centrocampo in su lì qualche escluso per forza. Sì, ma sono brividi a leggerla. Falcao e Zico in mezzo, con Garrincha, Pelé e Rivelino a supporto di Ronaldo il fenomeno. Quindi sono rimasti fuori Kaká, Rivaldo, Romario, Socrates, Ronaldinho, poi i grandi del 70, Jairzinho, Tostao e Gerson, alcuni dei grandi degli anni precedenti come Bavà, Didier, Zagallo, lì per forza di cose lo stesso Serezzo, lo stesso Socrates, insomma lì qualche esclusione eccellente per forza di cose ci scappa, però credo che alla fine sia un 11 onesto. Tra le esclusioni eccellenti segnalo, questo un po' mi ha fatto star male, l'esclusione di Julio Baptista e Sisigno, cosa che non ho gradito, te lo dico qui in diretta. Però guarda, questa qua, quella del Brasile, è veramente fenomenale. Ma sai cosa mi colpiscono? Gli esterni, Cafu e Roberto Carlos. Io penso, una squadra con questi due esterni difensivi, ma come fa a perdere una gara? E ti posso dire che Cafu l'ho preferito a due icone del calcio brasiliano, Djalma Santos e Carlos Alberto, che tra gli anni 50 e 60 e 70 sono stati terzini destri di un livello assoluto, poi anche questi magari pochi li posso ricordare perché pochi li hanno visti giocare dal vivo, però parliamo di livelli assoluti, per non parlare dello stesso Maicon che poteva tranquillamente starci una top 11 perché è stato un giocatore sontuoso. Lei diceva Sisignor? Sì. Ecco, sì, il buon Sisigno ha rilasciato ieri una dichiarazione al sito di Gianluca Di Marzio, ripercorrendo anche insomma, la sua carriera, Real Madrid e anche il suo periodo romanista. Infatti lui è molto, quando parla di Roma è sempre molto carino, non ha risentimenti, non ha alcun tipo di vendette dialettiche da consumare, lui è sempre molto molto carino quando parla di Roma, però ha ammesso insomma, di non aver vissuto quell'esperienza al massimo, perché lui dice in questa intervista: la Roma in quel periodo non mi ha aiutato, ma perché non sapeva nulla del mio problema, non ne parlavo con nessuno, tornavo a casa da Trigoria e mi mettevo a bere birra e a fumare, non avevo voglia di giocare, guardavo la convocazione, se c'era il mio nome bene, altrimenti andava bene comunque. Beh, ma a me onestamente, quando io ripercorro la storia di Sisigno, mi dispiace che quando, lo devo dire con grande umiltà, quando venne a Fiumicino ero molto contento, perché vedevo gli highlights su YouTube, le skills, no? Già all'epoca ricordo andavano molto quei video lì, e di Sisigno c'erano veramente delle immagini straordinarie. Lui a Madrid, per carità, non era mister continuità, però delle cose belle le aveva fatte, il primo anno non fu negativo per Sisigno fece una buona stagione, poi fece una sorta di upgrade nell'anno successivo, ricordo una partita che purtroppo fu l'inizio del grande Sisigno e la fine, perché contro il Genoa, sono stato 3-0 Alessio, fu una partita bellissima, lui segnò pure, poi si fece male. E da lì in poi iniziò il calvario di sto ragazzo, che non abbiamo più rivisto fondamentalmente in campo al 100%, e da lì in poi ragazzi Sisigno ha finito, cioè la carriera è finita di Sisigno, che poi provò ritorno in Brasile, no? Non andò bene neanche lì. Sì, è vero che poi lui fece anche una buona stagione, la prima, la 2007-2008, però il vero Sisigno, secondo me, è quello che abbiamo visto al massimo del Real, qui non si è praticamente mai visto, e purtroppo
in questa intervista lui spiega anche il perché. Lui praticamente andava a casa, beveva, era completamente demotivato, evidentemente aveva perso stimoli, non riusciva più a concentrarsi sul suo lavoro da atleta. Peccato, perché sicuramente era un giocatore con delle qualità, però qui a Roma ha dato oggettivamente poco. È vero? Ma ti va nel secondo blocco di analizzarne anche altre delle nazionali che hai citato? Perché io ricordo hai fatto Argentina, Brasile, Inghilterra, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Uruguay, Spagna, Francia e basta. Queste cose sono molto interessanti. Sì, sono di fatto poi le 10 nazionali più importanti, più prestigiose della storia del calcio. Quindi non ho, in questo caso non ho escluso nessuno di eccellente, poi ci sono anche tante altre nazionali competitive, forti, rispettabilissime, però se parliamo di chi ha fatto davvero la storia di questo sport, sono queste le 10 nazionali più importanti. Hai capito? Che robetta che stai tirando fuori. Qui ci sarebbe da fare veramente, non so, 5 ore di trasmissione. Ogni nazionale, sì. Ogni top 11 a me meriterebbe tanti approfondimenti, perché qui parliamo davvero di nomi storici e di personaggi clamorosi, però ecco, magari qualcosina potremmo anche dire dopo il break. Qualcosina ce la diciamo dopo il break. Intanto ti sparo al volo prima di fermarci, caro Alessio, visto che ne parlavamo all'inizio scherzando dei vari inni, cioè Lorenzo che è prontissimo anche di sabato ci ha mandato la sua top 4, perché non ha messo i 4. Ireland's Call, il primo in assoluto, ma non poteva essere altrimenti conoscendolo, Argentina, Uruguay e Romania. Te li butto là così. Molto molto bello anche l'inno rumeno è vero. Molto molto bello, vero. Mi piace molto anche quello turco. Chiaramente quello russo è di una bellezza, di ce ne sono belli, sì, quelli unici brutti e quelli che tira fuori Bonocore, però vabbè, insomma, ecco, o meno avvincenti, diciamo, rispetto così, per il professionista dice, Mirko Bonocore, ma insomma anche rispetto quando uno se lo merita, è un professionista, poi fa delle scelte a volte sbagliate, però è un professionista, questo è indubbio. Fatemi mandare anche un abbraccio a Federico che è di là, che questa mattina ci accoglie come tutti i weekend, e voglio mandare un abbraccio speciale. Ma Federico in Federico sì, ah, la portineria, ah, in reception. Anzi, bravo, sì. Federico, sì. Oggi io ho 35,6, sto morendo, vi saluto, tu? 35,6. Io mi sa di meno. De meno? Io infatti ho detto, qualcuno forse chiami un dottore? Sono diventato un ologramma, lo senti Federico che è esperto in materia. Perché, posso mandare anch'io un grande saluto a Federico, sì, che mi manca, non lo vedo da un sacco di tempo. Ho scoperto fatto essere il sosia del noto pilota motociclistico Alex Rins, che si è tagliato i capelli recentemente, sì, ed è diventato uguale a Federico. Hai capito? Potessero fare pure il cambio di conto in banca, insomma, che insomma Fede sta, per carità, vive una vita dignitosissima come tutti noi, però sicuramente Rins sta meglio. Visto? Federico ha comunque vinto di più per ora, stando sì. Senza dubbio. Ha avuto una piccola esperienza in Moto 2, Federico, da diversi anni fa. Ma adesso non spoilerare se successi, lui vuole tenersi umile. Sentito dei messaggi polemici, altri invece abbastanza liberatori, la colazione sul cofano della macchina non male, e Alessio che ride, Ale. No, salutiamo Max, che ovviamente Max ci ha fatto ascoltare la sua voce. Bono, che sì, Barisi guardaline mi ha fatto abbastanza, sì, anche a me, esatto. Barisi, il più grande guardaline della storia, comunque auguri anche a lui. Vabbè, sì, perché lui la leggenda narra, no? Lui alzava sto braccio per chiamare fuori, sì, gioco e diciamo i guardalini in qualche modo, no? Aveva un certo ascendente, magari, ecco, esatto, questo, si fidavano. Il fascino e dal carisma, sì, di Baresi si lasciavano un po' condizionare da questo gesto. Franco Manamuro. Lo capisco. Oh, ragazzi, sto vedendo la foto di un risotto che, beh, Alessio inorridirebbe, però asparagi e barbabietole, col fatto che la barbabietola è rossa, guarda che riso viene fucsia, è bellissimo. C'è un cotumaccio inquietato, ragazzi, scusate, sta vivendo un dramma personale. No, io veramente non mi seguo. Paura, Alessio, ragazzi, sta zitto perché non vuole commentare, cambio discorso. Va bene, andiamo, sì, avanti. No, è perché è successa una cosa abbastanza particolare. Ecco. Mentre mi vuoi stavo raccontarla? Sì, chiedo anche conforto agli ascoltatori maschi all'ascolto, perché mentre mi stavo carezzando la barba, comunque lui si sistemando, sì, esatto, io mi carezzo da solo, così come Alessio, capisci che dramma mi così lasciata, come carezzo, sì, da solo, grazie, il mio ego, quindi è abbastanza coerente con quello che sono. Sì. Ho sentito un pelo un pochino più lungho del solito, ragazzi. Questa lunghezza non finisce. Ho percorso la lunghezza del pelo. Gli arriva allo sterno. Ed è un capello, ragazzi, è lungo, sì, come posso un dire, però è sotto il mento. Scusate, posso dire che schifo. Io vado un attimo a voi. Vuoi dirlo? Io sapevo che tu avresti detto esattamente questo. Puoi dirlo, ma io lancio un appello. Appella. Io chiedo ai nostri ascoltatori, ma vi è mai successo di avere una roba così disumana al posto di un normalissimo, sì, pelo? Sì, ragazzi, capita comunque. Posso dire, a me è successo una
una volta mentre mi accarezzavo, perché anch'io faccio mi faccio le cocco, sì. Mentre mi accarezzavo un sopracciglio, ho scoperto di avere un capello nel sopracciglio. Esatto, ho scoperto di avere un pelo enorme, un pelo lunghissimo, che praticamente andava un po' oltre. Infatti me lo sono staccato con le mani. No, e solitamente, scusale, vieni, fammi capire, era bianco il tuo pelo lunghissimo? No. Okay. Beh, il mio tende al grigio chiaro comunque. Il tuo è più chiaro, è della barba sicuramente. Un po' così, un po' perché ci sono, capita di avere dei uno ogni milione, ce ne trovi uno nella vita, magari uno ce l'ha qua, uno ce l'ha in fronte, non lo so. Che è una sparsata di capello, però in genere sono bianchi. Ma non, sono una, non so che cosa, come descriverli. Ma dov'era fino a pochi minuti fa? Stava attorcigliato nella barba. Perché si è manifestato solo ora questo essere immondo? Vabbè, ma quindi scusate, Tomaccio ha nella barba Don Fabio Capello, se non ho capito male. No, quello è un ex tecnico. Che tra e ci sta offendendo tutti, che ogni giorno ci definisce pigri, Don Fabio. Un abbraccio, Don Fabio. Che abbraccio di essere meno romano. Romano in quanto pigro, sempre molto simpatico. Grazie, il nostro Fabio Capello. Questo ha la lunghezza di un capello normale. Vabbè, comunque, no, veramente. Se qualcuno di voi ha avuto o vissuto la stessa esperienza, mandi una nota WhatsApp al 342-7912362. Io non ho peli sulla lingua, momentaneamente. Mi dissocio chiaramente da questa battuta. So che il problema dei peli di Cotumaccio, della peluria di Cotumaccio, è un problema che sta affrontando anche il governo del Premier Conte, che so che sta lavorando a un DPCM per correggere questa problematica legata alla peluria di Cotumaccio. Ma noi in questo momento siamo estremamente concentrati. Io do il buongiorno anche a Catone e Alessionardo. Buongiorno. Fase 2. Questa fine di tempesta di mezzo inverno che ci ha travolti nello spazio di un mattino e ci ha lasciati tramortiti a sopravvivere dentro due parentesi. Vabbè, ogni volta sti toni sempre drammatici. Le mura di casa, in un silenzio assordante, pieno di ansia, rabbia, paura, preoccupazione, che ora vogliamo riempire di grida di bambini che corrono nei parchi, tra abbaiare di cani e sferragliate di tram. Già, ma cosa dobbiamo sapere per entrare in quella che molti definiscono la vita DC, la vita dopo il coronavirus? Come a dire che c'è stato un mondo prima e ora tutto diverso? Ma era il caso di porsi tutte queste domande, Presidente, lo so. Ma cosa stava leggendo il Premier Conte? Allora, stamattina... No, non puoi capire, guarda, sta succedendo di tutto qua dentro. La Gattoni entra in studio e mi mostra un libretto che si chiama, lo mostro anche ai nostri telespettatori, lo dico alla Conte, Guida fase 2. Esatto. È un insetto del Corriere della Sera o di Repubblica, non mi ricordo se stava con Io Donna o con Di Donna. Ed è bellissimo perché poi l'occhiello è tutto quello che c'è da sapere, dall'A di anticorpi alla Z di zanzare. Esatto, c'è di tutto. Salute, hobby, sport. La premessa è di Elena Marco, che devo dire è molto, molto dolce, romantica questa premessa. La premessa romantica sulle zanzare, no? Sulle zanzare. E all'interno, Alessio, c'è tutto l'elenco dei vari protagonisti anche di questa fase 2. E ti leggo... ti leggo alcune parole chiave, per esempio. C'è aria condizionata... Sì. Babysitter, autocertificazione. Basta, non ho mai sentito questa parola. Basta. Cronicità disinfettante. Madonna. E poi altre non le spoilero perché sono veramente tutte le parole che stiamo sentendo ogni giorno. Queste cronicità disinfettante è tanta roba. Scusate, ma io voglio capire come risponderebbe Locatelli al presidente Conte. Beh, per favore, regalatemi questo sogno. Stamattina l'ho sentito, era un po' scontroso. Locatelli, buongiorno. Buongiorno a voi, bentrovati. Sì, ma non sono neanche le 9 del mattino e già il presidente Conte mi sta attaccato alle palle. No, ma Locatelli non si dice, forse può rimodulare un pochino. Senta Locatelli, ci fa un attimo un programma di quello che è successo nell'ultima settimana, come siamo migliorati, se siamo migliorati? Io sto ancora in pigiama, ancora mi devo svegliare, ma Presidente, per favore abbia un po' di comprensione, vada a parlare anche con gli altri membri del Comitato Tecnico Scientifico, ma non ci sono mica soltanto io, ma per cortesia. Senta Locatelli, lei si deve rendere conto che è uno dei protagonisti più importanti di questa fase 2. Se non entra in testa, io sono in netta difficoltà con lei, mi scusi.
ma sono due mesi che mi tartassate, te e quell'altro lì, come si chiama, Borrelli, io non lo so. Quell'altro lì? Come quell'altro lì? Ma lasciatemi un attimo rifiatare, per cortesia. Guardi, Locatelli, senta, lei mi chiede di fiatare, io la faccio rifiatare. Oggi è sabato, siamo alle porte del weekend. Le faccio una domanda molto più tranquilla e serena. Che cosa si mangia oggi a pranzo? Ma ho chiesto a mia moglie se mi fa duetti de carbonara, che insomma devo dire che concilia con la fase 2, ne vuole un po', presidente. Vengo volentieri, peraltro conosco molto bene sua moglie, Locatelli. In che senso? Lasci stare, io lo dico oggi a pranzo, ci vediamo dopo, grazie Franco. Ma io le metto le mani addosso. No, dai, allora. Ma no. Che modi sono? Grazie a Franco Locatelli, a presidente Conte. Peraltro annunciamo che la prossima settimana saranno un po' frequenti questi collegamenti. Sì, tra l'altro sì, adesso ci tengo a fare i complimenti a Cotumaccio, perché secondo me ha colto un aspetto particolare di Conte. Sì. Che adesso diciamolo con grandissimo rispetto del premio. Certo. Però ci ha sta parlata un po' da ubriacone. Cioè, l'ha detto Alessio. Sta calata un po' di. Sì, un po' frastornata, no? Cioè, così. Si pare che ogni volta che sentiamo parlare con te sembra quasi che si sia scolato un po' di vino, sì, prima, sì, di parlare. Un buon chiaro. È una sua caratteristica, perché là, ognuno ha le sue, e quindi però, massimo rispetto. Però è un aspetto fondamentale che ha colto Riccardo nell'imitazione del premier. No, siete comunque meravigliosi. Questa sarà chiaramente tagliata e condivisa, lavorata. Ah, poi beh, ci lavoreremo con calma, anche perché ieri, per mezza imitazione di Riccardo, c'è gente che mi ha scritto tutto il giorno, ma ascoltatori, ieri, dove posso sentire il contributo? E non è un contributo, era lui che cazzeggiava in studio, quindi adesso con calma ne produrremo di contenuti così che possiate ridere. E tanti mi hanno anche scritto, sì, ma a me manca Locatelli. E quindi eccoci qua che abbiamo fatto sta crasi perfetta. I due personaggi del momento chiaramente interpretati da me e Alessio magistralmente. L'Italia è in mano a questi due personaggi e noi giustamente li prendiamo in giro. Ma il nostro è un omaggio. Ma è chiaro, un omaggio sentitissimo. Ragazzi, noi stiamo continuando il nostro percorso, che è partito il 4 giugno di quasi due anni fa, tentativo di farci buttare su un paese parallelo. Per ora non è ancora un ragazzi, tra meno di un mese faremo due anni insieme. Questo, capito, interessa magari poco ai nostri ascoltatori, però in generale secondo me è un bel traguardo. Beh, sicuramente diciamo che le stime non ci davano così longevi. No, ci davano un mese. Tanto per cominciare lì per lì. Abbiamo pensato tra un mese ci mandano a mettere casa. Mettere Catoni, Nardo e Cotumaccio insieme. Invece il dramma, dire, invece qualcosina, dai, qualcosina. Sono stati bravi bravi, gran guizzo. Alessio, invece, parlando di omaggi ma del calcio, ora mi parli dell'Argentina che hai stilato? Sì, diciamo che, mamma mia, la cosa che mi ha impressionato nello stilare questa top 11 argentina è relativa al quartetto offensivo, e in particolare ai tre giocatori che ho inserito in tre quarti alle spalle del centravanti. Il centravanti è Gabriel Batistuta, io l'ho fatto anche un po' con il cuore questo giochino, perché qualche romanista ce l'ho messo, e Batistuta secondo me per certi aspetti resta comunque uno dei centravanti più forti del calcio argentino, direi, anche che ha conquistato poco con la selezione, a dire la verità. Ma pure Messi, se ci pensi, quindi in realtà conta, certo, il giusto, ma la selezione è un altro discorso. La cosa che mi ha fatto impressione è che il terzetto dei trequartisti alle spalle di Batistuta è costituito da tre giocatori che, secondo quelli che sono i pareri un po' di tutti, sono tre tra i più forti, tra i primi sei giocatori di ogni epoca, perché Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stefano e Lionel Messi, secondo i pareri più o meno di tutti, appaiono nella lista dei primi sei giocatori più forti di sempre. Chiaramente parliamo di tre epoche completamente diverse. Di Stefano è stato grandissimo negli anni, soprattutto negli anni 50, ma anche nella prima parte degli anni 60. Maradona è stato il calcio degli anni 80, e Messi ovviamente è il fuoriclasse degli ultimi 15 anni, insomma 10-15 anni. Quindi sono tre generazioni completamente diverse, ma tre giocatori che hanno scritto la storia del calcio e che, ripeto, secondo i pareri unanimi sono veramente fra le eccellenze assolute di questo sport. Va detto che Di Stefano la maglia dell'Argentina l'ha vestita veramente poco,
per dei motivi molto particolari che magari un giorno scopriremo, però comunque era argentino Alfredo Di Stefano e non potevo non metterlo in questa top 11 della selezione. Non male, poi insomma centrocampo mi sono permesso di mettere un ex laziale, Juan Sebastian Verón. Ci sta però, insomma, ci sta. Però ci sta accanto a Redondo e dietro, ragazzi, ma che coppia difensiva sarebbe stata? Daniel Passarella, Walter Samuel, mamma mia. Lo so. Hai ragione anche tu, però Ale, cioè, non mi hai messo il comandante, la prenderà malissimo. Immaginiamo poi Fazio, no? Leggenda del calcio argentino. Fazio, buongiorno. Stavo guardando ieri sui social, stavo andando il profilo di Alessio Nardo e non ho visto il mio nome nella selezione. Come ha reagito Fazio a questa scelta? Sono andato a Roma Nord a trovare Alessio Nardo. Attenzione. Prima ho preso un peso di pizza e un supplì da Max e poi figlio. Sono salito a casa Nardo. Sì. E non l'ho mangiato perché l'avevo già mangiato prima, ero sazio. Scusa Federico, tu fai assembramenti con Nardo e non vieni a trovare me, non ho capito. Questo è grave, onestamente. Ma che questo è molto sono? Grave, sì. Sì. Sono venuto a trovarti più di una volta. Più di una volta, Valentina? Spoiler. Ma quando? Nel sonno? Sei un maniaco? Sempre... Ah. Oh. Adesso scusa. Ma ti ho sempre trovato con Colaro. Ah, vabbè, ho capito. Pure ti avverti che uno si organizza, cioè scusa. No? Ma non è, cioè, avverti un attimo prima, no? Sai che non possiamo fare assembramenti, bisogna scaglionare i caffè. Voglio un dito di Tassotti per colazione. Ma che c'entra Tassotti adesso? Non possiamo concederglielo, Fazio. Che c'entra? No, no. Possiamo darle un dito di Tassotti. Ale, hai nominato un laziale nella formazione argentina? Vabbè, che è Verone, secondo me ci stava. Ce n'era uno a me, insomma, tra i tanti, che però purtroppo, insomma, c'ha sta piaga della Lazio. Però secondo me resta un giocatore che a me è piaciuto sempre tantissimo. Che tra l'altro credo non sia manco mai rimasto particolarmente una antipatico. Piaga, hai detto proprio. Vabbè, sta piaga della Lazio, sì, lo capisco. Insomma, però per il resto è un giocatore che ho amato tanto, devo dire la verità. È chiaro che non potevo tifarlo, però a me, sai, quelli che non riesce a starti antipatico. Ma neanche perdona, se mi parli gioca di? E non l'ho ancora detto. Ah. Volevo capire come posizionava Hernán Crespo. Vabbè, ragazzi, un sacco Hernán Crespo ci ha fatto più gol Crespo che un intero club di Serie A. Lo so, penso, infatti in quei momenti non potevo chiaramente gioire, l'avrò anche offeso. Non mi però gran persona. Però perché guarda, giocatore, ragazzo splendido. Sì, mi avrei sempre tanto fatto. Voluto. Persona molto intelligente, una delle persone più intelligenti del mondo del calcio. E giocatore Crespo. Eccellente comunque. Mamma mia, Crespo centravanti atomico, Hernán Crespo. Però sai, lì dovendo scegliere una sola prima punta pura, lì tra Batistuta, Crespo, ci metto anche quelli degli ultimi anni, perché Gonzalo Higuaín che t'ha fatto, Carlos Tevez, tornando un po' indietro nel tempo, ci metto pure Mario Kempes, secondo te qualcosina ha fatto, no? Ha vinto un mondiale nel 78, però vedi che non è il 78 dei mondiali Kempes. Non potevo non metterci Batistuta, ragazzi. Ti capisco, con Bati con me sfondi una porta aperta, lui ne ha sfondate tante agli altri, per fortuna. Per me Bati è stato il centravanti. Cioè, se io penso alla figura del centravanti, del numero 9, potente, cattivo, prolifico. Io penso a Gabriel Batistuta, per me il centravanti è lui. Sono d'accordissimo con te. Sempre lui. Io ancora aspetto che ce ne compri un altro mezzo, così, perché veramente sarebbe già. C'è un abbastanza. Dettaglio che non è che è veramente considerabile nella carriera di Gabriel Batistuta, che lui sia a Firenze sia a Roma ha letteralmente cambiato la storia del club. Ma io ricordo che tu non l'hai inserito nel podio dei centravanti più forti della storia della Roma, quindi io ricordo che ti abbiamo anche offeso. Chi gli ho preferito? Chi era? Ci ho messo sicuramente Dzeko. Ci ho messo Dzeko, vabbè, una questione di cuore. Ci ho messo sicuramente Fuller. E ci ho messo Prutz e Fuller. Fuller, sì. Vabbè, mica gli ho preferito Cotumaccio. Gli ho preferito due. Ricordiamo come ci ha segnalato anche un nostro amico in comune qualche giorno fa. Sì. Cotumaccio c'era anche con Totti. Quindi io credo che veramente non dovresti proprio parlare. Allora, non mi permetto. Io sono un tottiano vecchio stampo. Io quando vedevo Totti in campo, come tutti noi, quale romanista non è stato e non è tottiano, ma io quando ho messo Totti nel video l'ho trattato più o meno come gli altri, come Di Bartolomei, come Falcao, e l'ho messo addirittura di più. Ma il nostro ascoltatore, che peraltro è Fabrizio Iozzo, che ci ha pure scattato delle foto bellissime un anno fa, si è arrabbiato. Ma perché c'è questo pregiudizio contrario, che in un video che parla della Roma bisogna mettere soltanto Totti? No, io ho messo tutti, poi c'era anche Totti chiaramente in tante occasioni, ma non posso passare io per nemico del capitano, non lo accetto.
letto. Io sto con Fabrizio Cotumaccio Antitottiano, ah, da sempre. Ce lo portiamo a casa, ce lo portiamo a casa. Poi parlerò personalmente con Francesco Totti, con il quale ho un ottimo rapporto, e sicuramente avrò modo di confrontarmi con lui su questo. Comunque, ragazzi, tornando un attimino alle top 11, parlo un attimo della Germania. Sì. Perché, ecco, a proposito, ieri sono stato accusato da qualcuno di essere, no, in maniera scherzosa, ci mancherebbe, di essere filo laziale, perché ho preferito inserire nell'undici della Germania Miroslav Klose al posto di Rudi Völler. Adesso, ragazzi, detto che chiaramente parliamo di livelli assoluti e di grandissime eccellenze. Ragazzi, Miroslav Klose è uno che sì, ha giocato nella Lazio. No, purtroppo. È nato di quelli stimabili e basta, ragazzi, è un giocatore no, eterno, poi, anche io. Recordman dei mondiali Klose, ragazzi. Esatto. Parliamo un attimo dei fatti. Klose ha giocato 4 mondiali, sì. Ne ha vinto uno, una volta è arrivato in finale e l'ha persa, segnando comunque un sacco di gol dal 2002, ed è il giocatore che ha fatto più gol nella storia dei mondiali. Ma come fai a non metterci Klose? No, nella top 11 della Germania, ragazzi. Poi l'altro centravanti, ho messo 2 centravanti, l'altro non poteva ovviamente non essere Gerd Müller. Quindi alla fine, sai, metti Klose e Gerd Müller davanti, e restano fuori Föller, resta fuori Jürgen Klinsmann, resta fuori Karl-Heinz Rummenigge, restano fuori giocatori di grandissimo livello. Ci sta, qualche esclusione eccellente. La devi fare, se sei solo 2 posti, per forza la devi fare, però se no, Klose è un giocatore eterno, ragazzi. Anche lui, tra l'altro, uomo discreto, ma è una parola fuori posto. Beh, io ho cenato più volte con lui, ricordo, abbiamo. Quando avevi 6 anni ti portava a Luna Park. Insomma, 5-6 anni fa abbiamo. Ma eravamo soliti mangiare la carne in zona Balduina. Ah, sì, bene, sì, okay. Io e Miroslav Klose poi ci dividevano i colori, ma non chiaramente un gran rapporto di amicizia. Ma non gli interessi, questo è un po', no? Poi fa Baldoria. Adesso io sono molto curioso di sentirti dire l'Italia più forte di sempre. Aia. Io ormai quando sento la voce di Cotumaccio penso solo a Conte, comunque, cioè, ormai sì, anche no, ragazzi, sì, a me sembra sempre che abbia la calata di Conte. Cotumaccio, faccia una conferenza. Sto assumendo costantemente questa calata che sta entrando dentro di me. Cotumaccio, mandaci al mare più che altro. Fai qualcosa per riaprire le spiagge. Scusa, concedere a Cattoni di farsi il bagno. Ma se io mi faccio mandare un messaggio da Cotu con la voce di Conte, aia, in cui mi dice che io posso, io Valentina Cattoni sono autorizzata ad andare al mare. Fai sentire le forze dell'ordine. E mi ferma qualcuno, io faccio sentire. Ho permesso. Ma voglio di fare andare, un tentativo live? Ma certo. Ah, io sono la forza dell'ordine, la forza proprio. No, tu devi essere contento di essere la no, forza. No, aspetta, faccio anche il poliziotto. Ah, fai tutto. Scusi, lei a dove sta andando? Ma perché sempre ci immobile, mi deve fermarmi. Vabbè. Buongiorno, io sto andando al mare. Ma lei lo sa che le spiagge sono chiuse? Beh, ma io posso andare, ho e perché? Perché da parte di chi? Ho l'autocertificazione del premier Giuseppe Conte. Salve, forze dell'ordine, sono il presidente del consiglio. Io vi chiedo di lasciare andare la Cattoni al mare, di lasciarle fare il bagno e dimostrare all'umanità quanto è gnocca, altrimenti l'estate non può andare avanti. Grazie. Ecco, perfetto, tu me la registri, io gliela sparo così. Va altrimenti bene. Te chiamo, guardi, lo chiamo. Ma è impegnato, ma mi risponde sempre. Affare fatto, ci sto. Perfetto, dai, io che vado al mare. Pantato da sola, è il mio sogno. Nessuno rompe le mani. Sola, Focene e soltanto la Gadoni, pensate, e gli aerei, un po' di meno. Che bellezza. Italia migliore di sempre, Alessio. La mia ovviamente, poi sì, certo, la tua è contestabilissima, ci mancherebbe. Già in porta il duello mica da ridere tra Buffon e Zoffa. Alla fine ho messo Buffon. Okay. Come mai, Alessio? Perché per continuità, per longevità calcistica, ma io credo che Buffon sia il portiere più forte di sempre. Sì, penso anch'io. Non solo del calcio italiano. Possiamo dire, Ale, che lui ha dimostrato, se vogliamo, di sapersi approcciare a diversi tipi di. Cioè, nel senso, lui mi sembra, poi ma correggetemi, sto dicendo una cavolata pazzesca. Però è passato un po' in due ere diverse del calcio, in cui i ritmi sono anche completamente cambiati, eppure si è sempre dimostrato all'altezza. Anche la violenza fisica, la ferocia fisica rispetto al tipo di allenamento che fanno anche gli attaccanti, i giocatori, sono cambiati anche molto negli ultimi 20-30 anni fisicamente, no? A livello proprio di esplosività muscolare, e lui comunque è sempre rimasto a quel livello. Forse Zoff fa parte nella sua eccellenza totale, rispetto, mi prostro 6.000 volte, per carità, uno sportivo eccezionale, però in un tipo di calcio comunque con un andamento che era un po' quello. Sì, è vero, poi fra l'altro Zoff si porta dietro anche questo primato, direi abbastanza invidiabile, è l'unico giocatore europeo mondiale del calcio italiano che ha vinto sia l'europeo che il mondiale, sì. Perché sì. Zoff era presente nel 68
ed era presente chiaramente anche nell'82, aveva 40 anni, nell'82 riuscì a vincere il mondiale. Se vinciamo gli europei l'anno prossimo, magari sto record lo puoi guagliare pure Gigione. Buffon, peraltro, se avesse giocato il mondiale 2018, sarebbe diventato il terzo giocatore con più mondiali all'attivo, perché a quel punto ne avrebbe giocati 6, però purtroppo lì l'Italia non si è qualificata e quindi Buffon è rimasto a 5, se non sbaglio, a pari merito con Lothar Matthäus, ma su questo Mirko Bonocore conferma. Bonocore, esatto. Poi difesa a 4, anche qui tante esclusioni eccellenti. Io a destra ho messo Zambrotta. Grandi polemiche leggo su Zambrotta a destra. Sì, perché qualcuno mi ha detto potevi mettere, che poi a sinistra ho messo Paolo Maldini. Qualcuno mi ha detto potevi mettere Maldini a destra e Facchetti a sinistra, che Facchetti giustamente meritava di esserci. Però poi ho fatto anche così, sono andato un po' a mente, ho ripensato ad alcuni terzini destri italiani degli ultimi 20-30 anni, ho pensato principalmente a Cristian Panucci, ho pensato a Mauro Tassotti. Secondo me Zambrotta è stato un giocatore fantastico. Poi non lo so, magari quando si fanno queste classifiche spesso si è poco convinto quando si parla dei giocatori dell'ultima generazione, ma forse ci siamo dimenticati di quanto sia stato forte Zambrotta, di quanto sia stato devastante Zambrotta, che fatto poteva giocare sia a destra che a sinistra. Era un giocatore che aveva lo stesso tipo di rendimento sia quando giocava a destra che quando giocava a sinistra. Grande intuizione di Marcello Lippi, che trovò per lui questo ruolo. Zambrotta nacque come esterno di centrocampo ed era sì un buon giocatore in quella posizione, però poi Lippi gli trovò questo nuovo ruolo da terzino e lì Zambrotta ha speccato il volo ed è stato uno dei migliori in assoluto del mondiale 2006. Quindi Zambrotta a destra, bellissimo quel mondiale. A destra ci ho messo lui, a sinistra ci ho messo Paolo Maldini e secondo me Vabbè, neanche da motivare Paolo Maldini. Esatto, infatti lascio anche stare. Così come non è da motivare il centrocampo, Alessio, cioè, basta fare i due nomi che hai messo. Coppia difensiva, io sono messo Gaetano Scirea e Franco Baresi, con Nesta e Cannavaro, che secondo me sono su quel livello lì. I panchinari però. Scirea e Baresi sono in assoluto due migliori. Storicamente sono pazzeschi. Oddio, Cannavaro per il mondiale che ha fatto, il pallone d'oro, è stato sontuoso. Anche meritato di essere lì accanto a Franco Baresi, però dai, Scirea pure è stato grandissimo. Ma come lo levi, Ale? Come lo levi? Ho fatto un centrocampo con poca interdizione, anche poca personalità. Si percepisce anche un po' il gusto lì, no? Di chi stila questa personalissima prima squadra. Allora, non è un centrocampo particolarmente dinamico, lo ammetto, e c'è pochissima interdizione. Sì, no. Però se parliamo di classe e di qualità, io ho messo Andrea Pirlo e Gianni Rivera, che poi Gianni Rivera non era un centrocampista centrale, era un trequartista, però diciamo che c'è qualche forzatura tattica in queste top 11, lo ammetto, sì, e quindi ho arretrato Rivera accanto a Pirlo e ho messo davanti tre trequartisti, sono Bruno Conti, Francesco Totti, Roberto Baggio e il centravanti Rombo di Tuono, Gigi Riva. Vabbè, questa è la mia top 11 ragazzi, di sempre del calcio azzurro. Cioè, fa piagne dalla gioia il 3-1 finale, c'è cioè, proprio una roba che te lo guardi e ti commuovi anche solo leggendo. Beh, c'è l'esclusione di Del Piero, ragazzi, che però ci può stare davanti a questi mostri. Bruno Conti è stato uno degli azzurri più importanti e più forti di sempre, e lo racconta la storia, quel mondiale vinto nell'82. Baggio non dobbiamo descriverlo, così come Totti, e poi arriva. Guarda, ragazzi, punta, mamma mia, se avessi voluto dare un maggiore equilibrio tattico alla squadra avrei dovuto inserire Marco Tardelli accanto a Andrea Pirlo a centrocampo e schierare soltanto uno tra Totti e Rivera sulla tre quarti, però io non ce la facevo, ha fatto ballottaggio Totti e Rivera, mi dispiace, alla fine ho messo Rivera dietro. Io e Totti sono assolutamente d'accordo con te. Allora, prima di salutarti ti devo riportare un secondo in Argentina, perché Lorenzo mi ricorda di ricordare Trince Karlovic. Beh, insomma, che tra l'altro è scomparso ieri, è venuto a mancare ieri. Ah, ecco. E quindi lo salutiamo. Trince Karlovic. Oh, ma scritto come si pronuncia, perché sa che so Trince che non conosco Karlovic, tutissimi. Onestamente neanch'io conoscevo. Io te lo leggo come Trince l'ha scritto. Francesco Trince, ragazzi, non lo so, sapete che Lorenzo conosce tutte cose che io spesso non so, e quindi è stato anche collaboratore della nostra radio, Francesco Trince. Sì. Adesso sta preso un po' la deriva così di pigrizia, ma vabbè, insomma, è romano, d'altra parte, è così, ecco. E sul nostro
presunto incontro con le forze dell'ordine, ci ha scritto fate per essere tutte e due, così puttana la chiave. Grazie. Sempre grande fiducia da parte dei nostri ascoltatori. Vedi, il Trince, sì. Carlo. Leggenda senza regole, ragazzi, per Maradona era il migliore di sempre, morto a 71 anni nella sua Rosario dopo essere stato aggredito per rubargli la bici. No, che cosa brutta, ragazzi. Ma speravo, no, nel senso pensavo fosse una cosa naturale, tra virgolette. Invece no, invece una morte per aggressione, guarda, ragazzi, appena tre partite in prima division, ma un mito generazionale come pochi. Vedi? Marchio di fabbrica il cagno doble. Vedi? Il cagno doble, non so cosa il sia. Cagno doble, sarà una ballando mossa con le stelle, non lo so. Milli Carlucci, lo sapremo, salutiamo. Milli Carlucci, grande, sarà, grande Milli, molto bene. Adesso un ultimo commento su Milli Carlucci e ci salutiamo. Beh, Milli Carlucci a suo tempo meritava, adesso forse un po' troppo. Diciamo che siamo andati un po' troppo oltre. Adesso forse. Ma dico io, ma avverrà il giorno in cui Milli ci starà ascoltando e noi faremo una figuraccia? Ma perché tu hai il commento su Milli? Beh, Milli. Che poi pare che tu sia Milli, ma che, no, ma che Milli, modi so? Vabbè, non racconto di me Milli, dai, non lo racconto qui in diretta. Faccio una cortesia, non ci racconta sempre tutto. Infatti, no, basta, beh, così. Meno male. Ok, quindi me ne vado, arrivederla, non so, Cano doble è il doppio tunnel. Raga, il doppio tunnel. Assumiamo Lorenzo, per favore. Cioè, sono molte cose, capito, più cose di voi. Cioè, pure di me, ma io conduco. Io speravo che Alessio mi venisse conto sul cagno doble. Invece no. E invece da poco allora, ignorato. Io sono Alessio Nardo. Adesso a parte di scherzi, non so Federico Buffa. Non è che posso. Io sono Alessio Nardo. Sei ore di trasmissione su qualsiasi cosa venga detto a proposito del calcio argentino. Ti raccomando, come i jukebox. Domani approfondimento sul cagno doble, 4 ore e mezza di Alessio Nardo e ci parla del cagno. Tra l'altro, de domenica, certo. Te fai mettere fattura. No, strano che Lorenzo non abbia segnalato invece Useman. E non lo so. Beh, adesso che è stato un altro dei grandi fuoriclasse del calcio argentino, un pazzo totale che addirittura rifiutò il trasferimento in Europa, rifiutò il passaggio al Manchester United. Lì Federico Buffa lo racconta questa storia come al solito con la sua meravigliosa abilità narrativa. E un altro pazzo totale della storia del calcio argentino. Lorenzo doveva farmi questa segnalazione. Lorenzo! Adesso ne parleremo, tanto mi risponderà e ti girerò la risposta, ma un giorno faremo questi approfondimenti su storie particolari. Questa pure era carina perché non è uno così. Guillermo, no? Stabile. Guillermo Stabile. Guillermo Timpano. Del 30, eh? Era il centravanti dell'Argentina del 30 che perse la finale mondiale con l'Uruguay. No, mi hanno contestato ieri. Perché mi sono permesso di inserire nella top 11 della Spagna Luis Enrique. Ma forse qualcuno si è dimenticato di che grande calciatore sia stato Luis Enrique. Forse non l'hanno manco mai visto, però chiacchierano, lei lascia fare. Io mi ricordo pure la testata con Tassotti. Devo fare anche una citazione. Sì, prego. Che giocatore che era Luis Enrique. Faremo anche un approfondimento su questo, ma tanto adesso ci divertiamo. Intanto abbiamo le nostre parentesi, finché decideranno se cosa e quando farlo, io credo che non si farà niente. Avremo modo di parlare anche d'altro. Ale, dobbiamo purtroppo salutarti perché il tempo è tiranno. A meno che tu non voglia restare con noi, ti richiamiamo, come te pare. Arrivederci, buona domenica a tutti, ragazzi. Ciao Alessio. Bene, salutaci buona domenica Max, a te. Un abbraccio da Alessio Nardo.